Entra nel vivo la Coppa Italia di Eccellenza con l'andata dei quarti di finale in campo allo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo, la Mazarese e la Don Carlo Misilmeri. Due squadre che arrivano a questo appuntamento con due roboanti vittorie. Gli uomini di Mister Chianetta hanno asfaltato il Castel Dacia sempre tra le mura amiche, così come al Giovanni Aloisio domenica. I biancorossi di Mister Utro hanno avuto la meglio sull'Unitas Sciacca per 4 reti a 0, dunque partita tutta da vivere, ovviamente in 180 minuti, ma parte forte la squadra giallorossa con la palla che verrà messa al centro per il colpo di testa di Claudio Di Giuseppe, grande ex della partita, palla che però termina fuori. Poi la prima di tante palle gol create dalla Don Carlo Misilmeri qui sull'asse Romano Lucera, il cross di quest'ultimo con la sponda che arriva sul secondo palo, ma viene intercettata dal portiere Furnari. Insiste la formazione ospite con Cerniglia che apparecchia per Lucera l'uno contro uno dell'ala, rientro in campo dopo un breve stop, la palla messa in mezzo, l'anticipo di Balistreri che però non riesce a indirizzare verso la porta. Poi episodio chiave al minuto 24 con la sponda che non riesce a Balistreri, il colpo di testa sul quale si avventa Sekan che salta un difensore, poi va ad anticipare Furnari, mette in rete ma il direttore di gara annulla per un presunto fallo da parte dell'attaccante del Misilmeri ai danni del portiere della Mazzarese. Proteste vane della squadra ospite. Insiste però la Don Carlo con Sekan per Balistreri che riesce a girarsi poi a larga ad esterno molto bene per Cerniglia, il quale ha lo spazio per armare il tiro. La parata di Furnari in calcio d'angolo. Si aprono alcuni spazi per la Mazzarese che prova a distendersi in ripartenza qui di Giuseppe col tracciante in profondità per Galfano, il quale arriva sul fondo, cerca di calciare, trova Zoom che mette in calcio d'angolo. Altra azione creata dalla squadra di casa con il cross che è lungo per tutti e sulla palla che esce fuori il direttore di gara emette due fischi, manda le due squadre negli spogliatoi 0-0 tra Mazzarese e Don Carlo Misilmeri. Molto equilibrio, anche se le palle col più ghiotte le ha create la qui inquadrata formazione ospite con anche una rete annullata a Mario Sekan. Con le nostre immagini veniamo al secondo tempo, poche emozioni, pochi lampi per una gara che vede l'ingresso di diversi big con Cialdi e Iraci da una parte, Davide Testa dall'altra. La prima palla gol la crea qui la Mazzarese con l'anticipo su Di Giuseppe da parte di Giuliano dopo la discesa di Galfano che qui ci prova ancora una volta. Questa è una ghiotta chance per la Mazzarese con la conclusione con il destro, la palla che incoccia sulla traversa, azione che non è finita perché Galfano la realimenta, il salvataggio di Giuliano e poi riesce a liberare la Don Carlo con un altro nuovo entrato, ovvero sia Alessio Lonigro. Veniamo però alla mezz'ora, il cross proprio di Lonigro, la testa di Matera che batte Furnari in posizione giudicata regolare, secondo gol in 4 giorni per Federico Matera che aveva già bucato la difesa dell'Unitas Sciacca e soprattutto Don Carlo Misilmeri in vantaggio al Nino Vaccara. Quando manca un quarto d'ora alla fine ci prova la Mazzarese soprattutto con il piede destro di Najib Sekum, il quale colpisce il palo su calcio di punizione. Poi libera la difesa della Don Carlo. Siamo al settimo minuto di recupero, ultima preghiera, ancora Sekum, aggira ancora la barriera, questa volta scavalca anche la traversa. E su questa conclusione si chiude la partita del Nino Vaccara. Il primo round dei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza se lo aggiudica la Don Carlo Misilmeri che sbanca il campo della Mazzarese da Sportisili. Per il momento è tutto, alla prossima!